studi di agraria e nel frattempo la passione oltre alla terra era la bici. Finiti gli studi ho continuato con l'attività agonistica, dopo un incidente ho dovuto rallentare con lo sport, e mio babbo aveva il mulino, io avevo l'azienda. L'azienda è un'eredità poi di mio nonno, l'ho presa nel 95, cioè naturalmente ho passato subito in biologico. Il mulino è stato acquistato da mio nonno, mio zio e mio babbo che facevano i mugnai. Il resto è stato chiuso negli anni 70. Noi abbiamo ripreso 14 anni fa, noi l'abbiamo fatto con lo scopo di mangiare qualcosa, io, la mia famiglia e i miei amici, qualcosa di più naturale, di più sano. Poi invece, diciamo, visto che c'è una continua e crescita anche di problemi di intolleranze alimentari, e ormai, diciamo, è abbastanza scientificamente provato che questi cereali vecchi danno meno di queste intolleranze, facciamo un po' di lavoro conto terzi, ma soprattutto compriamo cereali e vendiamo farina. Quando ho deciso di rimettere in moto il mulino, la cosa più facile per me era ritornare da chi aveva sempre fatto il grano che veniva portato al mulino, e abbiamo ripreso a fare quello che era più giusto per questa struttura, cioè quindi di coinvolgere tutti gli agricoltori qui della zona. Mi ha preso un po' la passione dei vecchi grani che venivano coltivati dai primi del Novecento fino, diciamo, agli anni 60, anni 70, quindi abbiamo iniziato le prime ripropagazioni sulla mia azienda agricola. Il grosso va sull'esterno, inteso proprio le colline di Sogliano Rubicone, che sono molto vaste. Siamo passati in 10 anni da 300 quintali più o meno a 11.000. Cerchiamo di, insomma, di mantenere anche questi volumi per non andare a compromettere anche un po' la qualità. Praticamente agli agricoltori do il seme, facciamo un contratto, in questo contratto viene pattuito un prezzo, quindi si cerca di dare sostenibilità anche alle aziende agricole. Erano almeno 50-60 anni che questi cereali nessuno, diciamo, più li coltivava. Abbiamo preso in considerazione i grani tipici e più storici, e questi li manteniamo in purezza. Questi anni, avendo, insomma, contatti con alcuni istituti universitari, in alcuni progetti proponevano anche una miscela di questi grani. Immaginando un grano singolo, immaginando una miscela di grani antichi, sebbene siano molto simili dal punto di vista alveografico, però le farine vanno meglio. Allora, adesso c'è molta richiesta, molti mi chiedono i semi, eticamente li do, più gente mangia queste cose, meglio è, più piccole realtà si creano. Meglio è. Io ho un distributore giù nelle Marche, che poi loro distribuiscono sui vari centri, un punto macrobiotico. E poi via via, diciamo, sono venuti anche altri clienti, e adesso, insomma, c'è richiesta più di quello che riesco a fare. Abbiamo alcuni forni qui nella zona, e poi ho anche altri mulini industriali che non potrebbero gestire una produzione, tra virgolette, di nicchia come questa. È da un po' che abbiamo iniziato anche a fare una vendita al dettaglio. Abbiamo preso anche una linea di confezionamento. In generale c'è un aumento della consapevolezza. Oggi ormai è abbastanza, cioè, ci sono stati anche molti servizi che hanno convalidato un po' quello che facciamo. Maglia che cambia è riuscire a sostenere queste piccole realtà. Maglia che cambia è cercare di resistere a questa globalizzazione. Dai, ce la mettiamo tutta, sono sempre piccole realtà, però possono essere anche dei modelli di sostenibilità, insomma. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.